sono mamma, la tua massima illusione mamma. Grazie. Vogliamo un applauso. Bellissimo che loro siano qui con i giovani, sono due generazioni o forse più di due generazioni che si uniscono, perché questa musica si canta e si balla qui da 2500 anni e speriamo che per i prossimi 2500 possa cantarsi ancora. A voi i cantori di Monte Sant'Angelo. E che maggiore Pasqua e mele di questi giorni in casa vostra, e fa li maccarone e fa la tosta per l'acqua calda, diciamo, della pasta. Nell'ambito di Festa Ambiente Sud. Grazie. Con tanti baciamenti, baciamane e baciapile, noi salutiamo questo pubblico gentile, ma dopo questa curiosa strapazzata pare proprio la fine arrivata. Ma prima che noi ci avemmo la sé, una tarantella noi ci amma fe. Non mi ha parlato da, non mi ha parlato da, non mi ha parlato da, non mi ha parlato da.
Perché da sempre vinti i popoli emarginati fanno musica, cantano per ricordare, per consolare quanto hanno vissuto nella loro sofferenza. Questo è vero per la musica di Matteo Salvatore, è vero per la musica del Gargano, ma è ancora più vero per una città come Napoli, che da capitale di un regno bellissimo qual era, si è ritrovata ad essere una città messa da parte, in parte abbandonata, derubata, depredata, saccheggiata dai cosiddetti liberatori, che anziché portare progresso, il progresso sì l'hanno portato, ma al nord, per quanto ne dicono poi i leghisti, lasciando il sud invece aggravando i problemi del sud anziché risolverli, poiché non hanno investito ciò che avevano promesso di investire.
Ed ecco che oggi il Sud in qualche modo si ribella, bisogna vedere, insomma, questa protesta ci porterà l'armonia, le melodie, i ritmi del nostro grande Sud. Teresa Desio, ecco, è qui con noi. Invito a un applauso a Teresa Desio. Buonasera. Allora, in principio c'è il folk, che è il rock del popolo. Con il folk si possono raccontare tutte le storie del mondo, si possono raccontare le storie d'amore, di passione, di guerra, di viaggi, di lontananza, di partenze, di ritorno. Si possono raccontare soprattutto le storie di chi non vuole conformarsi al pensiero unico, collettivo. E questa è la risorsa più grossa che la musica folk mi ha insegnato e che ci offre. Allora, questa è una canzone per tutti i briganti e le brigantesse. Un sano brigantaggio intellettuale sempre. È meglio che non barambressa, come si fa? Si da dai una schiava in damondezza, si da dai una schiava in damondezza. E' meglio che la mia scella, è meglio che la mia scella, è meglio che la mia scella, va a volare.